I punti del programma elettorale che abbiamo inserito nel nostro progetto elettorale, perché non è un programma, il programma è una cosa statica, mentre invece il progetto è una cosa di movimento. Valdilana è l'innovazione sul nostro territorio e penso che tutti i punti che abbiamo inserito all'interno del nostro progetto elettorale siano fondamentali e sono tutti legati da tre aspetti qualificanti. Cioè tutti i punti sono stati previsti proprio tenendo conto di tre componenti essenziali. La prima componente è quella del rilancio della nostra area, del nostro territorio, della promozione del benessere delle persone e di tutti i cittadini, e la terza è quella invece di portare anche innovazioni nelle politiche amministrative. No? Quindi, ad esempio, un punto qualificante del nostro programma è sicuramente l'aspetto legato ai giovani. No? E quindi sui giovani abbiamo tenuto conto di queste tre componenti essenziali. Come fare per rilanciare la nostra area, quindi abbiamo bisogno delle risorse, dell'energia che la gente giovane può portare al nostro territorio, che è condizionato da un forte spopolamento, soprattutto dalla fascia più giovane. E quindi legato a questo discorso, come si può rendere di nuovo attrattivo il nostro territorio affinché uno possa investire e venire ad abitarlo. La seconda componente è come poter dare la possibilità di trovare degli spazi occupazionali anche rispetto a quelle che possono essere le nuove possibilità del nostro territorio, legate ad esempio al turismo, ma legate anche all'industria tessile, no? Che è un aspetto qualificante della nostra area. E la terza parte, come si può fare questo attraverso proprio l'innovazione. Quindi un aspetto ad esempio sui giovani sicuramente è una parte essenziale e importante nel nostro programma, come penso, visto che ho fatto l'amministratore per diversi anni, non ha mai avuto negli anni precedenti. E questo proprio perché l'idea di progetto di Valdilana vuole proprio partire da un rilancio della nostra area. E il secondo aspetto qualificante è quello della promozione del benessere delle persone, ed è collegato ovviamente alle politiche sociali, ma non politiche sociali intese quelle assistenziali verso le persone che magari hanno dei problemi, ma una politica sociale innovativa che tenga conto delle diverse fasce di età, quindi i giovani, le famiglie, gli anziani e anche i più piccoli, i bambini, no, che abitano sul territorio. Una politica quindi sociale dove per sociale si vuole portare coesione nelle diverse sfere, nei diversi ambiti che, insomma, della vita delle persone. Ecco. Quindi una promozione del benessere che lo si può ottenere attraverso determinati servizi specifici. Penso che se facciamo una politica legata agli anziani per favorire l'assistenza domiciliare, il nostro è un territorio che è ricco di questo tipo, di questi servizi, sicuramente condizioniamo anche in meglio il benessere delle persone adulte che devono provvedere agli anziani e liberiamo degli spazi a queste persone per poter permettere a loro magari di riuscire a fare qualche cosa in più rispetto alla famiglia. L'altro aspetto importante nel nostro programma, ovvio che ci sono le cose banali nel programma, cioè quelle che l'amministrazione deve fare, le manutenzioni, cioè questo lo sappiamo, sono anni che i comuni sono in difficoltà, con Valdilana arriveranno i contributi, le manutenzioni verranno fatte. Quello che bisognerà fare è proprio questo cambiamento invece culturale, dove tutti i cittadini dovranno sentirsi parte di un qualche cosa che deve crescere. Questa cosa la devono fare le persone anziane, la devono fare chi ha famiglia, la devono fare i giovani. Quindi vuol dire non aspettarci che un'amministrazione cali dall'altro determinate questioni o determinati programmi e le vada a imporre, ma è una cosa costruita dal basso, perché solo in questo modo riusciamo a prendere di nuovo possesso del nostro territorio e della nostra comunità. Valdilana nasce proprio dalla consapevolezza che il nostro territorio aveva bisogno di una governance diversa, una governabilità del territorio come era strutturata prima. Io ho fatto l'amministratore per 2 anni e mezzo e ho rinunciato all'incarico insieme a tutto il Consiglio Comunale di Trivero per poter realizzare questa unione di comuni, perché mi rendevo conto che amministrare una realtà piccola non ti dà determinate possibilità di sviluppo e non ti dà la visione complessiva. Ecco, Valdilana diventa un territorio complessivo che si muove con una dinamica completamente differente rispetto al passato.
i rapporti con gli altri comuni sono sempre stati positivi nel Biellese orientale. Si è sempre collaborato nell'Unione Montana, si è collaborato nel CISABO, che è l'ente di gestione dei servizi socioassistenziali, c'è stata una collaborazione. Mi sento di dire che la grossa novità proprio del territorio è che ci sarà un comune con un peso importante dal punto di vista istituzionale e territoriale, insomma è lì da vedere, una popolazione che raggiungerà le 12.000 unità, quindi un comune insomma, che ha anche un certo peso e permetterà insomma, di andare a dare anche un'ulteriore, posso dire, attenzione a livello complessivo del biellese a un'area che molte volte rimane ai margini, non è ben conosciuta. I rapporti che Valdinana dovrà avere con gli altri comuni saranno quelli di creare le sinergie che ci sono già in piedi con la Val Sessara, insomma è da anni che si collabora con i comuni vicini e potrà essere anche da tramite verso la realtà della pianura. Penso che Valdinana potrà giocare un ruolo davvero importante anche per i comuni più piccoli nel portare e nel mantenere quei servizi essenziali, perché le piccole comunità prealpine in forte sofferenza dal punto di vista demografico, non soltanto da noi ma in tutto il nord Italia, questo è un dato di fatto. Le indagini sociologiche dicono che nei prossimi anni comunque nei territori prealpini si assisterà a un ulteriore spopolamento. Noi dovremo insomma giocarci tutte le carte affinché la montagna non sia soltanto una parola per riempirsi la bocca e molte volte utilizzata in modo improprio, ma diventi effettivamente l'interesse collettivo nazionale investire affinché la gente possa effettivamente fermarsi in montagna. Quindi mantenere i servizi vuol dire permettere alle persone anche di scegliere di andare a abitare in un territorio magari scomodo ma che offre tante opportunità e risorse. Allora, su questo discorso abbiamo discusso per diverso tempo. Io dico, l'ultimo anno sulla costruzione del progetto di Valdinana è stata una delle discussioni a cui abbiamo voluto prestare maggiore attenzione. L'ho già detto altre volte, lo ripeto anche oggi, io sono convinto, siamo convinti che i ragazzi debbano andarsi a fare l'esperienza ovunque, perché uno non può rimanere collegato insomma, a un territorio, no? Deve andare in giro, deve farci le proprie esperienze. Quello che è venuto a mancare nelle nostre aree, dal mio punto di vista, è un legame culturale, no? con la terra di partenza, e questo si può andare a ricercare secondo me con alcune motivazioni anche storiche. La nostra è stata un'area di fortissima immigrazione, dovuta partendo dagli anni 20-25 dalla zona del Veneto, per capirci, dall'altopiano d'Asiago soprattutto, la seconda immigrazione dal sud Italia. Il comune di Trivero, faccio l'esempio, ma la stessa cosa si può fare sull'ex comune di Vallemosso, ex comune di Soprana, eccetera, era il primo comune della regione Piemonte come tasso di immigrazione nel 1995. C'è stata una successiva ondata, quindi prima la migrazione interna, poi la successiva migrazione invece dall'estero, quindi un territorio a forte migrazione. Per cui le radici della gente che è andata a abitare su quel territorio non sono lì, erano da altre parti. Come si fa ad andare a ricostruire questo rapporto? Cioè il ragazzo deve uscire, andare fuori, studiare, fare tutte le opportunità, ma deve sentirsi legato a quel territorio. In questo, che mi ripeto, è il cambio culturale che deve emergere. E tutte le opportunità che il nostro territorio potrebbe e sarebbe in grado di dare per quanto riguarda il lavoro rispetto ad alcuni ambiti nuovi, innovativi, tipo ad esempio il turismo. Il turismo, non so se molti lo sanno, ma nella nostra zona, anche e soprattutto grazie anche all'investimento e all'intervento di privati, ha portato l'anno scorso un numero di passaggi spaventoso, no? E noi non abbiamo la cultura per andare a recepire quell'opportunità. Lo sapete, è una delle più grandi imprese che c'è sul territorio della montagna, è proprio quella del turismo, un numero di addetti che passa le 200 unità. E io non voglio dire, sfido chiunque a crederci, ma è proprio così, se ne andiamo a vedere. Quindi quella potrebbe essere un'opportunità. Un'altra opportunità è quella di giocarsi, secondo me, su progetti innovativi
legati a quelli che possono essere dei laboratori di idee per poter sviluppare, incubatori di idee, chiamatele come avete voglia, poter sviluppare alcune idee progettuali che le persone giovani non hanno la possibilità sui nostri territori di poter portare avanti e quindi sono obbligati a trasferirsi magari con condizioni anche lavorative pessime, no? Perché se uno lavora in un coworking a Milano e prende 600 euro non è che sia un'ottima alternativa di vita, quindi provare a fare degli interventi anche per quanto riguarda la possibilità di portare avanti un'idea progettuale. E perché un'idea progettuale può essere importante? Innanzitutto perché può creare nuova imprenditorialità sui territori. L'altra questione è giocare molto sulla capacità che ha fatto diventare grande la nostra zona, cioè il saper fare. Quindi collegare anche delle attività che siano proprio dirette alla ricerca di quelli che sono i talenti. Cioè il talento di una persona non è per forza quello di essere laureato alla Bocconi, ma uno può anche essere un artigiano del legno e riuscire a vivere sul nostro territorio. La difficoltà di trovare alcune professioni che possono diventare effettivamente una possibilità anche di lavoro e di investimento è evidente. La ricerca di alcune figure professionali all'interno delle imprese, lo dimostrano anche gli ultimi progetti che sono stati fatti qui a Biella con l'Academy, no? La ricerca di alcune figure professionali all'interno dell'ambiente tessile, anche quella può essere un'opportunità. Quindi mettere insieme tutte queste componenti e il cambio culturale, proprio di visione, perché noi abbiamo bisogno di una visione differente di quello che deve essere il nostro territorio a 10 anni. Ecco. Il progetto non lo si può realizzare in un secondo, ci vuole del tempo e soprattutto che la gente tutta quanta si rimbocchi le maniche e inizi a pensare che deve fare qualcosa per il territorio, non aspettare che qualcuno glielo faccia cadere dall'alto. Questa è una cosa che ci credo, una partecipazione sommativa della gente. È evidente che i territori nostri hanno una forte coesione sociale, cioè abbiamo un'organizzazione di volontariato, che è unica in tutto il Biellese. Quella di Lana ha quasi 100 associazioni presenti. Quindi dico, c'è una coesione sociale molto forte, dobbiamo far sì che questa cosa diventi una risorsa su cui insomma, si possono innestare tutte le politiche partendo dal basso. Allora, il comune di Valdilana è un comune molto grosso dal punto di vista territoriale, sono circa 60 km quadrati di territorio, con una popolazione che si aggirerà intorno alle 12.000 unità, in realtà qualcuno meno, il numero giusto, vi dico anche 11.008, per cui così almeno abbiamo detto il numero giusto, quindi è un'entità completamente nuova, con un territorio per i tre quarti montano, diciamo la parte abitata, quella più bassa, quindi un terzo del territorio, un territorio composto da molte borgate e frazioni, un territorio difficile perché in montagna, un territorio che è pieno di ricchezza e di risorse, quindi si parte con delle basi insomma ottime. Sicuramente sarà importante avere un'esperienza amministrativa per riuscire a capire come partire ad organizzare la nuova macchina comunale, quindi ci sarà un lavoro da fare sicuramente per quanto riguarda il personale. Personale che sarà composto da circa 70 dipendenti, 60 dipendenti comunali, e quindi ci sarà un'organizzazione sicuramente da mettere in piedi. L'organizzazione che abbiamo già dato prima dell'avvento della fusione era quella di tenere aperti tutti i municipi nei diversi territori, perché il municipio nelle nostre realtà è anche il luogo di incontro, è il luogo dove le persone vanno a fare le loro richieste e il luogo che ti dice che quel comune c'è ed è vivo, ecco. Quindi Valdilana non deve andare a perdere l'identità dei quattro comuni che l'hanno fondata, quindi i municipi sarà da fare un investimento importante perché può diventare il punto di raccolta di quelle che sono le informazioni, il collegamento diretto con i cittadini, anche grazie al fatto che abbiamo previsto nello statuto la figura del prosindaco, del consultore della municipalità. E questa figura avrà proprio il ruolo di raccordo tra l'amministrazione vera e propria del sindaco con i cittadini, farà proprio le istanze e cercherà di portarle. Questo in termini di ascolto e anche poi di possibilità concreta di fare qualche cosa per quelle che sono le piccole magari manutenzioni,
la classica attenzione, no? Il rapporto di quotidianità che un'amministrazione prima dava e che adesso deve riuscire a dare, ma lo deve dare a un livello, insomma, differente. Quindi da una parte l'ascolto e dall'altra anche la richiesta da parte del prosindaco di poter collaborare con i cittadini nell'ottica che dicevo prima, no? Quello della partecipazione, della vicinanza e dell'attenzione. È l'opportunità del territorio di rilanciarsi questa, quindi l'amministrazione centrale dovrà volare alto rispetto ad alcune tematiche, perché la quotidianità non ti porta da nessuna parte. Noi abbiamo la sfida da vincere, che è quella di 10 anni, di rilanciare un territorio montano. Ecco, noi abbiamo questa grossa sfida, quindi la parte della macchina organizzativa dovrà essere centrata, quindi l'attenzione al particolare, e dall'altra parte far funzionare la macchina organizzativa del comune in un altro modo. La cosa essenziale sarà quella di, che abbiamo inserito anche nel programma, di avere uno sportello unico per dare tutta una serie di informazioni ai cittadini, aperto in tutti e 4 i municipi, sia per quanto riguarda le politiche sociali, quindi banalmente se devo portare un anziano in casa di riposo come devo fare per fare certe questioni, quindi un servizio di un certo livello, e anche sempre attraverso lo stesso sportello una serie di informazioni se voglio fare impresa, se voglio andare a studiare a Torino, ecco, che sia uno sportello informativo rispetto a tutta una serie di informazioni che possono riguardare i cittadini. Quindi la terza componente per organizzare bene tutto quanto è la formazione del personale e la possibilità di assumere, che noi con Valdilana avremo la possibilità di assumere anche delle figure professionali nuove, e dovremo fare un investimento anche per quanto riguarda proprio l'assunzione di figure che prima non c'erano perché non erano necessarie, e dall'altro lato l'investimento sulla formazione, che è ferma nei comuni da moltissimo tempo ed è proprio necessaria per portare innovazione, quindi l'utilizzo delle tecnologie, la possibilità di fare i pagamenti attraverso le app, cose che stavamo già iniziando anche a fare, ma portarla a un livello che sia insomma effettivamente importante. Il turismo sarà sicuramente un punto importante da andare a sviluppare. Sul nostro territorio penso che l'amministrazione nuova di Valdilana dovrà mettersi in gioco insieme a tutte quelle che sono le forze private che già lo stanno facendo, e dovrà giocare un ruolo di coordinamento tra tutte quelle che sono le iniziative e le proposte che sono state portate avanti negli anni. Dovrà giocare un ruolo anche proprio per valorizzare il territorio dell'Alta Val Sessara. Abbiamo tutta un'area importante che non è ancora conosciuta dal punto di vista turistico, ma che può essere utile andare a presentare per quella fascia di persone, per quella nicchia di turisti che vanno a cercare un posto tranquillo ma curato, cosa che attualmente non è. Il discorso ad esempio degli alpeggi dell'Alta Val Sessara, a cui già i comuni precedentemente in modo singolo avevano richiesto il finanziamento, vuol dire di nuovo riandare a riappropriarsi di territori che non sono più stati curati. Io penso ad alcune aree del Trentino dove noi vediamo il territorio lavorato, la gente non va a cercare il selvaggio, la gente va a cercare la cosa curata bene. Ecco, noi dobbiamo far diventare quell'Alta Val Sessara una zona di nuovo curata, dove chi va a fare il pastore riesca a poter anche fare delle attività collegate al turismo, quindi penso all'agriturismo, penso ad alcuni posti dove poter andare a dormire in modo magari semplice, ma trovando un territorio che è curato. Quindi sarà da fare un grosso ragionamento su tutta la parte dell'Alta Val Sessara. L'altra questione importante è anche andare a valorizzare tutte quelle risorse culturali, sia dal punto di vista dell'architettura ad esempio industriale, ma anche tutte le opere che ci sono all'interno del nostro comune. Penso alla Brughiera, al santuario della Brughiera a Trivero, penso ad alcune opere d'arte che ci sono nella chiesa sempre amatrice di Trivero, penso a tutte le realtà anche produttive che si sono aperte al pubblico portando numerose iniziative, penso a Casa Zegna, penso anche a quel turismo particolare che va a cercare come vengono fatti i prodotti. Ecco, c'è molto da lavorare
da quel punto di vista. Però penso che il turismo lo si riesca a fare se si riesce a curare meglio anche il territorio. Quando uno arriva a Valdilana dovrà trovare un territorio che è curato di più di quello che è stato fatto fino adesso, no? L'erba curata lungo le strade non la fa solo il comune, la fanno anche i cittadini. Quindi c'è anche qui un discorso di compartecipazione tra la parte pubblica e la parte privata. Sicuramente ci saranno delle risorse per poter fare questo, quindi un territorio curato e anche dal punto di vista culturale poi preparato ad accogliere. Il nostro non è un territorio che è preparato ad accogliere, è un territorio che è abituato a lavorare in fabbrica e a occuparsi di quella che era la necessità per poter vivere precedentemente. Adesso bisogna fare anche questo passaggio. In questa componente, secondo me, abbiamo tutte le carte per rimboccarci le maniche e provare a strutturare delle opportunità diverse per il nostro territorio.